Ho visto da qualche parte, anzi più che visto ho sentito. Marco Tana, dove sei che è la quarta volta che ti chiamo? Paola. Intanto grazie agli Anna. Buonasera. Prego. Ammazza che capelli. Ma dai, ma vieni qui, lascia. Ma che no, ti Paola, importa dei capelli? Come Marco che mi importa dei capelli? Un altro dei miei buonasera a tutti, di buonasera. Di edizione. Buonasera. Che ti è successo? Come Paola che mi importa dei capelli? A parte vabbè, che loro certo, che domanda poi che ho fatto. Gli Anna è a tornare il problema, dice a mio nonno quando tornava dal Vineoli, dice Anna va bene, ma a tornare. Loro Ania. Si chiamano Ania. Ania. So Ania che sto nome non riesco è a dire. È un nome di un antico popolo, pensa. Un antico popolo. Sì, ma che hai fatto al braccio? E loro con quei capelli cantano il centro cavità permanente, dico Paola, non è cattiveria, però grande bisogna Marco. Pure ragionare sulle cose perché proprio permanente, insomma. No, ma sei arrivato tardi per questo motivo? Per evitare un bambino. Come per evitare un bambino? Per evitare un bambino, Paola. No, cioè, non ho frenato di scatto oppure ho preso un marciapiede in albero, sono caduto dal letto con mia moglie proprio per evitare un bambino, che mo li fa far terzo figlio. Si faceva il terzo pia, ho finito proprio. Come gli dai? Ma quanto sei più matto? Quindi, oddio, tu in Paolo. 24 ore che cosa faresti in 24 ore? 24 ore. Pensa io in 4 dove ore. Andresti entro io ce l'ho un'idea. Dove potresti andare? Guarda, in questo momento a Roma in 24 ore il pronto soccorso è sicuro perché ci stai 24 ore dentro. Che senti, si ce può lo fare facciamo in 24 dire invece da aiutare. Roberta Faccani che ci fa ascoltare questo suo inedito molto molto bello appunto sulla storia della musica e poi Storie di tutti i giorni, un altro grande successo di Riccardo Fogli che vinse proprio con questa canzone il Festival di Sanremo del 1982. Sentiamo, ti piace? Faccani. Bene, Faccani, Roberta no? Faccani, Roberta 24 Faccani. Ore, storie di tutti i giorni.